Ciao a tutti, sono il rinoceronte di Orgoglio Nerd e oggi siamo qui per il grande passo. Molti di voi me l'hanno chiesto e oggi parleremo di Marvel e DC. Allora, pochino di presupposti. Parlerò esclusivamente Marvel DC fumettistiche, per cominciare. Poi questi, diciamo, queste lucubrazioni poi si rifletteranno sulle pellicole, però partiamo dai fumetti, andiamo con ordine. Poi, non sto, quello che sto per dirvi non è se il punto non è se è meglio la Marvel o la DC. Non vi sto dicendo perché preferisco una piuttosto che l'altra. Sto semplicemente spiegando il perché una mi piace più, ma non perché è meglio. È molto diverso. Molti in rete, soprattutto su Facebook, non si rendono conto che dire che quella credono che dicendo che qualcosa gli piaccia dicano anche che qualcosa è migliore di qualcos'altro. No, è una tua opinione, ti piace, non c'è nessun problema. Non è che il fatto che per te quella cosa è bella vuol dire che sia meglio. E intanto mi scrivono ovunque. Allora, boh, con questi presupposti partiamo, sarà dura. Infatti, probabilmente il video durerà un pochino di più del solito. Abbiate pazienza. Marvel, perché preferisco la Marvel? Ripeto, questo non vuol dire che sia meglio la Marvel in assoluto. Perché la preferisco io? Detto in una sola parola. E potrà sembrare molto, molto strana perché è più credibile. Lasciatemi spiegare. Ecco, no, un minimo passo indietro. Della Marvel preferisco molto più la continuità, i volumetti, le serie, le testate, e credo che vada molto più forte in quello. La DC invece credo che vada molto molto più forte nelle graphic novel, nei volumi autoconclusivi dei suoi personaggi, ma che sia molto debole sulla continuità. Diciamo che questo secondo me sono in astratto, al di là del mio giudizio personale, sono i due punti di forza delle varie aziende. Quindi Marvel eccelle sui volumi, sulle testate, sulla continuità. La DC invece è molto forte nelle graphic novel, sa usare molto bene i suoi personaggi a colpo singolo. Se fate un attimo di mente locale, le più grandi graphic novel saranno poi la prima che vi viene in mente, ad esempio, può essere Watchmen, può essere Il Cavaliere Oscuro, sono DC. Graphic novel della Marvel ce ne sono di bellissime, ma diciamo che non mi stupirebbe una graphic novel riuscita da DC, ma mi stupisce un pochino di più una graphic novel riuscita dalla Marvel, e il contrario per la continuità. Ok, detto questo, le mie opinioni personali. Perché preferisco di più la Marvel? E perché credo, e credo che sia anche il motivo per cui la gente riesce ad approcciarcisi meglio, sia a livello cinematografico che fumettistico. La Marvel ha trovato questo equilibrio tra i suoi supereroi che li rende credibile. Mi spiego. Prendiamo New York, la grande mela. Ci sono minacce, sempre nei fumetti Marvel, ad ogni livello. E la Marvel ha fatto sì, in base a questo, di creare e di sfruttare i propri supereroi a livelli. Il fatto che Daredevil sia credibile in un universo insieme alla cosa, insieme a Hulk, è sul fatto che non affrontano le stesse minacce, che hanno due ruoli diversi. La DC, il fatto che Batman di fianco a Superman sia credibile, non ha ancora trovato un buon modo per rendere la loro coesistenza credibile come ha fatto la Marvel. Allora, la Marvel, secondo me i supereroi Marvel si dividono in varie fasce, sempre prendendo come esempio New York. Partiamo dal supereroe di quartiere, che potrebbe sembrare Spider-Man, ma non lo è, anche se si appella così.
Parliamo di Daredevil, lui si occupa di un... sto parlando della media, ovviamente poi ci sarà la storia dove salva il mondo, però di media si occupa di un quartiere, di Hell's Kitchen, si occupa di una piccola parte della città, la tiene al sicuro e questo è credibile, cioè è un uomo con dei superpoteri incredibilmente limitati rispetto al massimo Marvel, ovviamente, che si occupa di tenere a posto un quartiere. Nessun problema. Nessun problema, soprattutto perché per la città c'è Spider-Man, affronta i suoi nemici che non escono da New York. Spider-Man rarissimamente salva il mondo, oppure può affrontare malvagi molto potenti come ad esempio il Dottor Destino. Ci vuole sempre l'intervento di un supereroe più grande e questo va benissimo. Spider-Man, Peter Parker, un ragazzino, ne ha vissute di ogni, è diventato vecchissimo, ha attraversato piani di esistenza differenti, ma non importa, noi stiamo sempre parlando del modello base di supereroe per supereroe, quindi il modello base di Spider-Man è un ragazzino che va ancora a scuola e che affronta i suoi nemici con estrema difficoltà, perché dai grandi poteri derivano grandi responsabilità, nella città. Quindi oltre a affrontare Lizard, Rhino, l'avvoltoio, vi dicendo, affronta anche, cioè ferma, il suo compito è fermare anche i rapinatori di banca, ad esempio. E diciamo che lui è il livello superiore rispetto a Daredevil, quindi si occupa dei nemici cittadini, preserva New York alla fine. E il supereroe di New York è Spider-Man. Sempre a New York ci sono i Vendicatori. I Vendicatori sono eroi, supereroi politici, si occupano del pianeta, si occupano ovviamente anche della città, ma si occupano di nemici su larga scala. Quindi su larga scala, sempre ragionando come sul pianeta, riescono a salvare lo Stato, riescono a salvare il mondo, ma e rappresentano il livello superiore oltre a Spider-Man. In media non si fermano per fermare le rapine in banca o gli scippi, certo se li vedono lo fanno, però si muovono a un altro livello, anche perché devono tenere conto appunto dei rapporti politici loro, per questo li definisco supereroi politici. E su questo livello, e tra questi due livelli, diciamo, che non sono livelli di potenza, sono livelli di, diciamo, responsabilità, ci stanno gli X-Men. Sopra tutti questi, sempre a New York, che utilizziamo come città base per il nostro esempio, ci sono i Fantastici Quattro. I Fantastici Quattro, non, come dicevo in una nostra puntata precedente, non sono supereroi nel senso più classico del termine, sono esploratori, si occupano dell'universo, salvano la galassia. E così il Dottor Destino, sì, l'ha salvata la galassia mille volte, però non è questo il punto. È un cattivo che va oltre il dominio del mondo, anche se è quello che vuole. I suoi piani arrivano anche a dominare la galassia e via dicendo. E questo ovviamente è il riflesso della potenza dei Fantastici 4, cioè della potenza, della responsabilità. Tutta l'ultima storyline è un esempio perfetto di questo, cioè l'idea della Fondazione Futuro di amministrare e di insegnare ai supereroi del domani come affrontare le minacce galattiche più che terrestri. Diciamo, questi sono i livelli Marvel più o meno. Poi è sempre come metafora New York. Poi ci sono un sacco di altri personaggi che non sto lì a incasellare, ma avete più o meno capito cosa intendo io come stratificazione di responsabilità. Nella DC c'è questa cosa, ma è molto molto più labile. Il fatto che la DC anche non abbia creato i suoi supereroi mano a mano, ma li abbia comprati in giro, che va benissimo, non è un errore, ha fatto sì che una volta che unendoli perdano quell'effetto di sospensione di incredulità che la Marvel può reggere. Non perché fanno cose più serie, più credibili o meno spaziali, semplicemente perché non c'è questo netto livello di differenze.
Batman è molto spesso, e giustamente perché è fighissimo Batman, equiparato a Superman, cosa che in effetti è assolutamente impossibile, non ci sono spiegazioni se non è un fumetto di questo. Nel contesto non è credibile, non è, il problema non è che non è credibile in astratto, perché nessun fumetto è credibile in astratto, ma nel contesto risulta un pochino più difficile accettarne l'unione assieme a Superman e Wonder Woman, che gli tenga testa e via dicendo. E questo vale per Aquaman, per Flash, per i loro poteri, diciamo, molto più divinizzati, perché quando e questo si vede anche con i problemi di sceneggiatura di pellicole come Superman o Hulk, quando agisci con un personaggio o anche dei fumetti, quando agisci con un personaggio incredibilmente potente, le gabole per sconfiggerlo sono davvero poche. La trama può continuare, però viene sempre da chiedersi: ma perché Superman non si prende una frazione di secondo per andare a Gotham e rinchiudere il Joker quando si libera? Perché non è in personaggio, però perché non gli infrigge il cervello? Cioè, sono diverse domande che prima o poi qualsiasi fan di DC viene da chiedersi. Cosa che non viene spesso, ma comunque succede nella Marvel, da chiedersi, perché quello assurdamente potente Hulk non è cosciente principalmente di quello che fa, e anche se lo è considerato quasi una minaccia, proprio perché è troppo potente, non ha la stessa moralità di Superman, questo è ovvio. Questo è il motivo principale per cui io preferisco le storie Marvel, per la loro contestualizzazione. E questo, secondo me, è perché vanno meglio al cinema e gli spettatori riescono a digerirle meglio. Questo non vuol dire che la Marvel è meglio della DC. Vi sto spiegando perché piace a me. Spero di averlo, siccome l'ho detto solo 30 volte, spero che vi sia entrato in testa. Detto questo, amo la follia della DC, mi piace, mi diverte, ma non seguo molto le testate, vado di graphic novel, io non me ne faccio mancare una, ed è quello che io vi consiglio di fare se siete al mio avviso, cioè non disprezzate un'azienda piuttosto che l'altra. Disprezzate o amate i singoli albi, disprezzate o amate le singole graphic novel, ma non è detto che perché ce ne sono 10 della Marvel che non vi piacciono e solo 3 della DC, questo rende la DC migliore. Semplicemente raccontano storie, non tutte possono piacerci e non tutte possono appassionarci. Spero che la mia spiegazione, ininterrotta, infatti adesso devo ricordarmi di respirare, vi sia stata in qualche modo utile per rendervi più chiaro, forse magari per chi non legge entrambe le aziende, per cogliere quella sensazione di sì, ma perché non mi piace? Insomma, per rendervi più chiara una vostra idea che vi aleggiava in testa. Detto questo, alla prossima puntata un corno e spero di respirare alla prossima. Ciao!